Ciao stelle luminose, benvenute o bentornate in un nuovo video, pure con l'acuto oggi. Oggi ho un make up duro da fare perché mi ricorda quanto sono vecchia nella mia vita, perché sono 3 anni che non vado più a scuola. È un make up, quindi oggi back to school, con prodotti il più economici possibili. Ho cercato di trovare dei prodotti reperibili più o meno ovunque, soprattutto anche da me, perché voi dovete sapere che io sono di Teramo, sono abruzzese, e quando ero piccolina non riuscivo a reperire determinati prodotti, come ad esempio prodotti di Sephora, prodotti. Fino a un certo punto sono riuscita a ritrovare la Essence, perché c'erano VS al centro commerciale, ma l'hanno tolto, quindi manco più quello. Quindi più o meno ho cercato di reperire prodotti di acqua e sapone, solo alcuni saranno di Essence, ma non sono prodotti strettamente necessari per andare a scuola. Cercherò di fare un make up diciamo da primo giorno, perché comunque il primo giorno diciamo che ci prendiamo la tosse, ci prendiamo la tosse come Maria Francesca, che è vecchia e quindi non è più abituata. Il primo giorno ci prendiamo più tempo per diciamo ci svegliamo molto prima rispetto agli altri giorni, in cui poi praticamente non faremo più niente. Che volevo dire? Cosa importa? Se non sei ancora iscritto al mio canale, cioè, ti sembra giusto per me che mi sbatta a fare i video? Ti prego. Dopo questo possiamo iniziare il video. Io vi mando un bacio enorme. Quindi iscrivetevi al canale, ricordate di attivare la campanellina. Iniziamo. Ok, iniziamo. Prima cosa, andiamo a mettere una crema. Potete mettere la crema che più preferite. Io vado a mettere questa perché diciamo che mi dà un effetto molto più levigato alla pelle. Questa è una crema di Dr. Jart. Si chiama Cicapair, e in teoria è una crema per le cicatrici. Ma che è oggi? Cioè, il fatto che io non vada più a scuola, secondo me, mi mette talmente tanta ansia che in questo momento io ho l'ansia perché non devo tornare a scuola, devo andare all'università e devo fare l'esame e mi devo laureare. Comunque, vado a mettere questa crema qua, che come vedete è un po' verdina. Io l'ho mangiata, ma tanto ne è un'altra. Questa la trovate da Sephora. Io so che chi vive ad esempio da me non ha Sephora vicinissima, perché la prima Sephora è a più o meno una ventina di chilometri a Colonnella. Però potete utilizzare la crema che poi voi più preferite. Io metto questa perché è verde, e quindi in particolare io quando andavo a scuola avevo questa fissazione per la pelle, perché io ho avuto, andiamo a prendere con un pennello perché non ci riesco se non ho pulito naturalmente, e perché io ho avuto l'acne. La mia acne ve l'ho già spiegato in un video, che ve lo lascio qui in caso non abbiate visto. La mia acne è cominciata tardi rispetto alle persone normali, nel senso che ho avuto sempre problemi di pelle impura, perché è di famiglia, ma la mia acne è cominciata a 16 anni più o meno, dove mi è uscita proprio un'acne violenta su tutta questa parte del viso, e quindi ho dovuto fare dei controlli, ed è una cosa che mi ha diciamo resa molto molto insicura, la pelle, diciamo i problemi alla pelle. Quindi io sono sempre stata molto fissata sulla base. Infatti ognuno nel make up, vi ho già detto, ha le sue diciamo priorità.
in generale per me a scuola è sempre stato il fondotinta, perché avevo avuto l'acne, quindi una cosa che mi rendeva molto insicura, avevo molte più macchie di adesso. Io, ringraziando il cielo, con la cura che ho della pelle, con la skin care routine eccetera eccetera, sono riuscita ad avere il meno cicatrici possibile. Ne ho solo un po' in questo lato del viso, ma veramente pochissime, quindi sono veramente molto contenta. Però una cosa che mi ha sempre reso insicura a scuola è stata la mia pelle, quindi è un pallino che un po' mi è rimasto, tranne l'ultimo anno di scuola in cui ho cominciato ad acquisire sicurezza, quindi mi interessava molto poco e non c'erano giorni in cui andavo a scuola completamente struccata. Puntavo sempre, penso di aver messo sempre il fondotinta a scuola, cosa che fondamentalmente faccio ancora adesso, cioè quando io voglio uscire e vado a cena anche con le mie amiche, la mia priorità è mettermi il fondotinta, perché secondo me se hai una base perfetta tutto il resto viene da solo, cioè puoi mettere anche solo il mascara agli occhi, ma se hai la base perfetta è tutta un'altra cosa. Quindi io metto questa crema che è tendente al verdino e come vedete mi fa apparire in parte meno rossa del solito, perché voi sapete che io sono bianca cadaverica, però qui sembro Babbo Natale o la renna Rudolph, decidete voi. Comunque questo mi fa apparire molto meno la pelle molto meno rossa e molto più, diciamo, uniforme, più che levigata, come ho detto prima. E poi se volete potete andare a mettere un primer, ma appunto come vi ho detto, alcuni prodotti che non sono strettamente reperibili nella mia città ad esempio sono quelli facoltativi. Se volete andare a far durare ancora di più il fondotinta, vi consiglio questo primer che è di Essence, che trovate anche questo se siete di Teramo all'OVS del centro commerciale di Colonnella, ed è questo è il You Better Work, che è un primer blur, quindi che fa questo effetto di pelle levicata, ma che va anche un po' a chiudere i pori, fa durare di più il make-up. Addirittura questo dice di essere gym proof, io non l'ho mai provato in palestra, non vi saprei dire, però fa durare un sacco il fondotinta e costa tipo 3 euro, una cosa del genere. Per mettere un fondotinta, questo reperibilissimo da acqua e sapone, che è il Fit Me di Maybelline, un fondotinta che io uso in particolare d'inverno, forse questo sarà un po' chiaro per me, ma non fa niente, con i contrasti tra luce e ombra riusciremo a dare il giusto colore a questo fondotinta. Metto col pennello perché mi dà una copertura maggiore, anche se siamo a scuola non è extra necessaria, però ho deciso che faremo così se io trovo il pennello giusto. Eccolo. Ok, dopo averlo messo con il pennello io prendo comunque la blender e vado a levare l'eccesso. Ok, come vedete sembra molto chiaro, però se mi guardate il collo non è molto molto diverso rispetto alle mani. Sì, perché io ho sempre le mani molto più scure in realtà del viso, quello è poco ma sicuro, però non è proprio diversissimo dal collo. Come cipria andiamo a utilizzare questa di Debbie nella colorazione 1, è una cipria compatta, e la andiamo a mettere su tutto il viso con la spugnetta sotto gli occhi e nelle parti in cui ci lucidiamo di più, quindi io fondamentalmente la vado a mettere contorno naso, contorno occhi, mento, sul baffo perché io qui sudo come non mai e non scherzo, e sulla al centro della fronte. Come vedete la cipria sta ristabilendo un colore più simile a al mio in questo momento della mia vita. È caduta la spugnetta, ma ti pare che non cada qualcosa? Vado a prendere un pennellone e la metto su tutto il viso. Vado a prendere sempre di Essence, di Debbie, questa qui, la Sun Experience, nella colorazione 04, bronzing powder, e faccio poco poco contouring. Io quando andavo a scuola, sinceramente, vi dico proprio, il contouring non lo facevo. Questa poi è una colorazione che se uno guarda nel negozio gli sembra anche chiara, ma in realtà, non essendo extra pigmentate, vanno a fare l'ombra giusta. Secondo me questa non è proprio caldissima come terra, dovrebbe essere una bronzing powder, ma se la guardate
da qui sembra molto fredda, quindi non capisco perché sia esattamente così, però va bene lo stesso. Costa 4,50€, che è veramente poco, e comunque il suo lavoro, nonostante non sia extra pigmentata, ma il suo lavoro da tutti i giorni lo fa. Quindi anche se voi siete appassionate di make up e volete qualcosa che comunque performi per tutti i giorni, non volete andare a sprecare anche i vostri prodotti preferiti e magari utilizzarli solo quando avete occasioni importanti, come è giusto che sia, come faccio anch'io, questi sono prodotti che potete andare a ricomprare sempre perché non costano niente. Poi vado a mettere il blush, che questo è nella colorazione sempre di Debbie 01, e lo vado a mettere sulle guanciotte per far vedere che siamo stati al mare, ma non troppo, che sennò i professori pensano che non abbiamo studiato un cavolo. E ne metto un pochino anche sul naso per dare l'effetto di ho preso il sole quando io l'ho preso, ma questa cosa non ha funzionato per me, vero Maria Francesca? Quanto pare se tu vai al mare o no non cambia niente nella tua vita. Per quanto riguarda le sopracciglia, io alla scuola non facevo niente, ve lo dico proprio sinceramente, cioè nel senso l'unica cosa che facevo qualche volta è mettere un mascara alle sopracciglia, ma avendo poco tempo la mattina per me sarebbe impossibile ad esempio fare le sopracciglia, cioè all'università il primo giorno le faccio, poi questa cosa finisce. A scuola so che avete ancora meno tempo, io all'università almeno inizio alle 9, quindi anche se mi sveglio alle 7 non è come svegliarsi alle 6 quando andavo a scuola. Quindi io vado a mettere questo qui, che è di Neve Cosmetics, è un mascara che semplicemente le tiene ferme. Un prodotto che vi consiglio, che vi ho già consigliato, aspettate che ve lo ritrovo, eccolo qua, un prodotto che vi consiglio, già vi ho consigliato, è questo qui, la Tattoo Brow di Maybelline, che trovate sempre da Acqua e Sapone. Che voi fate? Tenete su un'ora, io ci dormo, ve lo dico proprio sinceramente, e il risultato è questo. Voi sapete come di solito le sopracciglia, avete presente, questo qui me le fa tenere precise, e quindi anche quando le vado a ridisegnare ho come una linea guida, perché me la sono già fatta con questo. Quindi questo prodotto è veramente top. Se voi qui è caduto il mondo, ragazzi, non so se avete sentito tung tung tung, tutto per terra, grazie di tutto. Quindi se prendete questo prodottino qui e ve lo fate il primo giorno di scuola siete a posto. Basterà che, io comunque ho la fissa delle sopracciglia per pettinate, quindi basterà che passate un mascara e il gioco è fatto. Io lo vado a mettere, questa è di Neve, Neve la trovate se siete alle mie parti a San Nicolò, in una parafarmacia mi pare sia, che sta di fronte a Di Sante. Piccolo disclaimer, io non ho messo il correttore, fondamentalmente quando andavo a scuola non lo mettevo, cioè o mettevo solo il fondotinta o solo il correttore, quindi io sto cercando di farvi vedere il più possibile un make up che farei adesso se andassi a scuola, che ne so un po' di più di make up, ma comunque veloce, per che da poter fare anche se si ha poco tempo. Io ad esempio il primo giorno di università mi prendo un'ora e mi faccio la full face, però non essendo assolutamente necessario e comunque non avendo bisogno di fare i nostri punti luce più evidenti a scuola, io vi consiglio questo correttore qua se vi serve, se avete grandi occhiali o qualche discromia che volete andare a coprire ancora di più, che è l'Anti-Age Instant, il cancella età correttore, qua dice occhiaie ma secondo me va bene per illuminare tutto il resto del viso, di Maybelline. Ok, dopo questo piccolo disclaimer io vado a utilizzare questa palettina qui di Pupa, la Bright Violet, che è una palettina molto molto carina, ci sono dei colori che hanno veramente una resa bellissima, in particolare io ho adorato questo qui che visto così sembra un dorato, in realtà se lo andate a swatchare, e vi consiglio se andate a questo sapone di swatcharlo, ha questi pigmentini rosa all'interno veramente bellissimi. Anche questo rosso è molto bello, lo faccio vedere, veramente bello. Il problema è che secondo me non c'è niente per scurire abbastanza la piega, cioè questi due colori non danno un grandissimo, questo è un grigio, però non ha una grandissima resa sull'occhio, è uguale questo qui
che è un marroncino, ma non va a intensificare la piega come dovrebbe. Anche se vogliamo fare un make-up leggero, secondo me non basta solo questa. Quindi, per diciamo fare andare a risparmio di prodotti e per comunque avere una resa, io vado a riutilizzare questa qui che ho utilizzato per fare contour e l'andiamo a mettere nella piega. Trovo un pennellino da sfumatura perché qua ho butto, cioè io butto le cose, basta per Francesca. Ok, l'andiamo a mettere nella piega molto semplicemente. Che fa? Mi sono sbocciato prima i colori, li sono spalmati ovunque. Io non ho parole per esprimere me stessa. Io penso che nella mia vita solo una persona mi può capire, perché come me, Andrea. Amore mio, già mi bagno. Andiamo a mettere il colorino marroncino nella piega dell'occhio. Ok, andiamo a mettere pochissimo anche alla parte inferiore dell'occhio. Andiamo a mettere questo colorino qui, andiamo a mettere con le dita. Andiamo a mettere questo colorino qua all'interno dell'occhio. Io sinceramente non vi consiglio matite, perché quando andavo a scuola sapevo come andava a finire, cioè già il mascara è veramente difficile. Io ho le ciglia di sotto forse più lunghe di quelle di sopra, se è possibile, e qui sotto ritornavo sempre nera a casa, quindi mettermi una matita o nera o comunque bianca non mi durerebbe niente. Nera, cioè, sarei veramente un panna nel giro delle 5 ore di scuola. Quindi io vado a mettere il mascara, non metto neanche l'eyeliner perché vi dico la verità, l'eyeliner è una cosa che richiede tempo. Io fondamentalmente quando facevo l'eyeliner a scuola vuol dire che ero arrivata presto la mattina, me l'ero portata e l'avevo fatta a scuola, cioè prima di entrare. Quindi io andrò a mettere il mascara e basta, perché magari siamo in ritardo, perché quello che volete, ma è meglio che mettete solo il mascara. Vi presento questo mascara qua, che è di L'Oreal, è il mascara Unlimited, che ha questo pennellino che si può andare anche a curvare, quindi segue precisamente il vostro occhio per evitare che vi sporchiate, perché altro problema mio a scuola è che quando mettevo il mascara di fretta era la fine del mondo, perché io mi impiastricciavo tutta la faccia. Guardate la differenza tra un occhio e un altro, è molto simile il risultato al Bad Girl Bang. Voi sapete quando io sia innamorata del Bad Girl Bang. Lo metto all'altro occhio, lo metto anche nella parte inferiore degli occhi e ci vediamo per le labbra e l'illuminante. Ok, questo è il risultato col mascara. Come vedete, una cosa molto semplice, ma che riusciamo a fare tutti e che a scuola ci dà quell'aspetto bello, sano, al top, ma senza far andare fuori di testa i professori. Benissimo, io vado a bagnare il pennello con queste. Oddio, mi si è addormentato un piede, ragazzi. Ce la faccio. Questo è il facial spray, grazie Maria Francesca, di Mario Badescu. La trovate su Beauty Bay. Questo anche costa poco, però non è strettamente necessario. Io lo vado a utilizzare per il make-up, per fissarlo, ma non è strettamente appunto necessario. E vado a utilizzare come illuminante questo qui che abbiamo utilizzato prima sugli occhi. Semplice, veloce e pratico. E con una palette abbiamo risolto il tutto. Per le labbra io vi consiglio questi qui, che sono i Le Chocolat Ultra Matte Liquid Lipstick di L'Oreal, che durano veramente una vita. Io l'altra sera sono uscita con una mia amica e l'avevo messo, sono tornata a casa, ho mangiato e la sera era ancora lì, e voi sapete quanto a me durino poco, cioè duri poco qualsiasi cosa. Io vi consiglio questi. Il problema è che io ho due colori, uno è un marrone scuro e l'altro è un bordeaux scuro, quindi secondo me per la scuola non andavano benissimo. Inoltre costano 9,90 euro, quindi è un prezzo un po' così. Un risultato super carino da scuola,
e che non è scuro con quei colori, comunque di colori ce ne sono altri, quindi se poi andate a cercare ci sono altri colori. Io a scuola preferivo le tinte, infatti mettevo le tinte. Però vi consiglio questa combo, cioè il Chubby Matte Lipstick di Debbie. Questo è nella colorazione, chi lo sa ragazzi, Nude Rose. E il lip gloss sempre di Debbie nella colorazione, e anche questo chi lo sa. Raga, io ve lo vorrei veramente dire nella vita, 02 My Darling. Quindi andiamo a mettere questo, che è un matitone opaco. Come vedete questo è un nude molto molto carino per le persone chiare, carnagione. È anche molto matte, la cosa mi piace. Andiamo a mettere sopra il lip gloss. Ok, questo è il risultato back to school. Io ho cercato di fare qualcosa di veramente semplicissimo e con prodotti reperibilissimi e a pochissimo costo. Perché io so quanto sia difficile, in prima cosa, mettersi da parte dei soldini e utilizzarli per il make up o per le vostre passioni, e quindi ho cercato di darvi dei prodotti performanti che comunque costassero molto poco. Seconda cosa, non ho cercato di strafare con il make up, perché comunque siamo a scuola. Io all'università, vi ripeto, andrei anche con, cioè io il primo giorno vado con la full face, vado con non le ciglia finte, però vado con un rossetto che può essere di qualsiasi colore. Il rossetto diciamo che pure a scuola me lo metto di qualsiasi colore, magari non andavo con i blu, i neri, no, però i bordeaux rossi non mi sono fatta mai grandissimi problemi, soprattutto l'ultimo anno. Però ho cercato di darvi qualcosa di veramente basic, con delle cose, vi ripeto, performanti ma a poco prezzo. A me il risultato che è uscito piace comunque, perché è molto semplice, è molto carino, molto, vi dà proprio l'effetto da gioventù, gioventù che io ho perso e che non vado più a scuola. Questo è il risultato, io spero vi piaccia. Se è così, mi raccomando, mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale per vedere ogni volta che mi cade qualcosa, perché è caduto qualcos'altro per terra. Io vi ho appunto messo tutti i prodotti, vi ricordo che trovate da acqua e sapone, quelli che non trovate da acqua e sapone vi ho citato i brand o comunque dove li potete trovare, o da Essence, oppure vi ho citato semplicemente Beauty Bay per il, lo spray fissante, che a me è quasi vita, quindi piango come non mai. E per il resto trovate tutto a questa buona etichetta. Io comunque, stelline mie, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un bacio enorme, buon primo giorno di scuola, andate a scuola, perché io vi dico che il mio rapporto con la scuola è stato conflittuale fino a quando non ho capito quanto mi servisse, e vi mando un bacio stra enorme e vi dico che siete bellissime, e al prossimo video.